Siamo mezzi, semplici strumenti della necessità. Nessuno è libero, nessuno può dirsi mai al sicuro. Siamo pedine nelle mani del grande stritolato. Siete qui, siete venuti, finalmente qui, ad ascoltare, capire forse. Vedete, sono confusa. Non so se saprò parlare bene. Ma è quel che speravo da tempo, tempo infinito, non so più quanto. Da secoli vago nel castello, non sono partita, non ho potuto. Il compito del Luis, delle figlie della nobiltà, era di servire gli interessi della casa, di servire gli interessi politici ed economici dei maschi della famiglia. Lo hanno ripetutamente colpito e poi lo hanno pugnalato una, due, tre, fino a 15 volte. Una esecuzione pubblica. Partì dunque da Mantova in barca per Venezia. Voleva che i rettori, il Senato di Venezia istruisse un processo. Come offende, amor? Che nullo, mar perdona. Mi prese per costui piacersi forte. E come vedi ancora non m'abbandona. Amor condusse noi a Duna. Morte. Potere, denaro, prestigio, ma prima di tutto onore. Il Dio che si nutre di carne umana, l'onore. Ai lati di Pompei erano Dio! Erano il Dio che sta sopra la legge! Nessuna figlia di nobili si è mai sposata per amore. Che cos'è mai l'amore? L'amore non dà potere, l'amore lo toglie. Amore! Amore! Che muovi tua virtù nel cielo come solo splendore, che l'asa prende più lo suo valore dove più nobiltà
suo spazio trova, e come fugge oscuritate e gelo così alto, Signore, tu cacci la viltate altrui dal core, le ira contro te fa dura prova, da te convenne. Infatti, Virginio Orsini non fu mai chiamato a testimoniare. Virginio Orsini, il principale imputato, colui che aveva stuprato la moglie di Girolamo Pompei, pagando un mediatore. Virginio Orsini. Sempre 3 anni dopo, sempre in quell'anno, Girolamo si risposa. Sposa Lucrezia Guanto, una nobildonna vicentina, che gli darà nuovi possedimenti e ben 6 figli maschi. Io chissà, volevo soltanto sognare il sogno impossibile, combattere la battaglia già persa, correre laddove i prodi non osano andare, sopportare con dolore insopportabile, correggere l'errore incorreggibile. Amare da lontano in modo profondo e puro, amare fino a squarciarsi, amare anche troppo, anche male. Tentare con le braccia troppo pesanti per riuscirci di raggiungere la stella irraggiungibile. Questo io volevo, cercare di raggiungere la stella, non importa quanto fosse una meta lontana, non importa quanto fosse senza speranza, combattere per ciò che mi pareva giusto, senza domande, senza pause, accettare di andare fino all'inferno per una causa divina, e sapevo che se fossi stata onesta in questa mia eterna ricerca avrei trovato pace e calma. E il mondo sarebbe stato migliore per il solo fatto che una donna umiliata e disprezzata lottava con il suo ultimo grammo di coraggio per raggiungere la stella irraggiungibile. Non vi ho detto come sono morta. Non è importante. Tutti siamo destinati a morire. Importa com'ero